2007-2008, una stagione che ci porterà poi a Europei e Olimpiadi, ma adesso è... Sono tutte partite singole, incontri di finale dove in effetti le squadre non pensano a possibilità territoriali, giocare in... Va fuori Giovanni Foresti, ha sprecato Brescia la sua chance 7 contro 6 e il Recco invece fa molto meglio, va a bersaglio con Tommy Casas che ha una delle sue ultime partite nel campionato italiano, perché il prossimo anno rimarrà sì a Recco ma solo come straniero di Coppa. Eh sì, prima superiorità numerica in questo caso Recco, sfruttata più difesa in questo caso, come hai detto tu Fabrizio, di Tempesti, ha fatto finora la differenza. Va c'è fuori, credo, sì, la Inic, seconda espulsione che va nel pozzetto, il centroboa campione del mondo con la Croazia di Ratko Rudic, va per 20 secondi nel pozzetto, prima espulsione temporanea anche per lui e secondo gol dal perimetro, lo va a realizzare ancora una volta Tommy Casas. È vero che questo è uno schema con lo in più, ma mi sembra di poter dire che Casas da quella posizione, lo ricordavi Marco Biri, non ha rivali. Dopo il forfè di Napoli, quando un fastidio all'anca lo ha costretto al forfè, c'è un altro fallo fischiato alla difesa, in questo caso Felugo va per 20 secondi nel pozzetto e trova il gol il Brescia con Roberto Calcaterra che va a bersaglio, sfrutta l'uomo in più il centroboa bresciano, si chiude anche così un pericoloso cammino psicologico. Savona intanto sul capovolgimento, ora un giocatore del c'è ancora una Brescia, credo, senza galottina, espulsione, credo sia Molina, sì, un'altra espulsione, va fuori Bogdan Rata e c'è il nuovo più due siglato dal Recco con l'uomo in più, va a bersaglio Goran Fiorentini, galottina 13 per lui, il passaggio di Vujasinovic. Intanto la costruzione, vediamo proprio nel finale volti che cambiano la calottina ma rimangono comunque protagonisti. Altra brutta circolazione del pallone, ma poi da lontano c'è un gol a capolavoro di Casas che in pratica non si crea problemi, si sono uomini pari con difesa già scalata, perché mette la palla sempre lì dove non può arrivare Ferrari, in pratica Super Tommy oggi sta sol... Va nel pozzetto, deve riaggrapparsi al match il Brescia, ma la difesa del Recco è estremamente reattiva, ma battuta dalla distanza sulla espulsione di Fiorentini, va a bersaglio Herzeg per il suo primo guizzo vincente, ha fatto differenza nelle sfide contro il Posillipo e qua passaggio a tagliare tutta la difesa, già pallone sporcato da un difensore del Recco sulla prima linea, sempre in anticipo rispetto agli avversari, poi abbiamo visto che fine ha fatto il pallone dietro le spalle, Vujasinovic ha carpito letteralmente dalle mani del diretto avversario e quindi questa è l'azione di attacco del Recco. C'è il gol ancora una volta di Tommy Casas a uomini pari, questa rete è la prima dell'incontro, davvero Casas 5 Brescia 2, al di là che una rete l'abbia realizzata Fiorentini e ai due difensori, vediamo lì ai lati di Benedek, abbiamo nominato pochissimo Bianchi e Riccitelli, ottimo segno questo perché davvero non hanno inciso. Gara 2 sarà invece diretta da due croati, mentre va a bersaglio Benek per il massimo vantaggio 4-2, si tratta di Tomic e di Vuletic. Abbiamo già parlato più volte dello scambio arbitrale tra Italia e Croazia. Siamo tutti, si giocherà, attenzione. Intanto ancora un gol con l'uomo in più per il Brescia che va a bersaglio con Igor Inic, impatta il parziale del tempo. Più 3 comunque per il Recco che finora la sua forbice. Questo match
in cui va a bersaglio intanto per prima volta Guglielmo Molina, a uomini pari il gol del Brescia che si porta ora a meno 2. C'è curiosità, il Recco era considerato per accedere ai playoff promozione del girone nord. E in squadra c'è ancora il fratello Marco che è un eterno giocatore. Sì, è uno di, sono di quei giocatori che spesso abbiamo visto giocare. Intanto questo è un gol importantissimo, quello del più 3 che segna Vanja Udovičić, perché in qualche modo castra le speranze degli avversari, li colpi importanti nel calcio di allenatori che hanno qualche problema nel gestire straordinarie individualità. In questo Pino Porzio credo sia davvero imbattibile. Intanto seguiamo il attacco con il gol di Madaras. Ti viene il mal di testa, l'abbiamo detto, squadra che si è andata a chiudere verso il centro, preoccupati Benedek e Kašaš, e c'è dall'altra parte davvero imbattibile. Intanto seguiamo il attacco con il gol di Madaras. Ti viene il mal di testa, l'abbiamo detto, squadra che si è andata a chiudere verso il centro, preoccupati Benedek e Kašaš, e c'è dall'altra parte invece lo spazio. E sulla ripartenza il gol del più 5 da parte del Recco e un altro ex, Andrea Mangiante, uno che invece in nazionale è tornato dopo esserne uscito, giocatore che fa sempre il suo dovere. Ah sì, si fa trovare pronto anche in questo caso lì sulla prima linea, vediamo, era Inic, non sì. Quello che era stato quanto al Brescia, ovviamente l'avete detto voi in cronaca, Bova ha messo molto bene la squadra in acqua, specialmente nella prima parte della gara, poi inevitabilmente, insomma, sappiamo tutti che il Recco ha una panchina in cui non ci sono sostituti, sono tutti titolari, quindi la possibilità di cambiare più facilmente, più spesso, è quella che solitamente per Pino Porzio è una carta vincente. E dunque tutto per questa prima finale scudetto, battuta velocissima con Annalisa e Marco. Secondo te a Brescia si va sull'1-1 o sullo 0-2? È difficile dirlo, però io mi auguro, per lo spettacolo, nel rispetto del Recco, che il Brescia possa cercare di capovolgere per assistere a delle altre finali altamente spettacolari. Annalisa? Sull'1-1? Sull'1-1, vai. Bene, allora sono entrambi concordi. Io vedo un vantaggio ancora del Recco pure per gara 2. Lo capiremo sabato sera con la diretta alle 20.30 sul Rai Sport Satellite. Da parte di Annalisa Bartoli, Fabrizio Failla e Marco Biri, grazie per l'attenzione. Grazie a Anna Cristina Giustiniani che ci mandino dalla regia l'ultima chicca, il tabellone dei playoff. Anna Cristina Giustiniani che ha